La Procura di Firenze ha aperto una seconda inchiesta per falso sulla morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina, deceduto il 4 marzo 2018 a Udine nel ritiro prepartita nella sua camera di albergo. Al centro delle indagini, come riporta il quotidiano La Nazione, un certificato medico di idoneità alla pratica agonistica che potrebbe risultare falso, poiché attesterebbe l'esito positivo di un esame cardiologico che in realtà non sarebbe mai stato effettuato. Un'inchiesta distinta rispetto a quella per omicidio colposo che vede già da tempo indagati medici sportivi Giorgio Galanti e Francesco Stagno. Il nuovo fascicolo avrebbe due indagati in concorso per falso commesso da pubblico ufficiale. Sono lo stesso Galanti e una dottoressa di Careggi, la quale è convocata dalla procura nei prossimi giorni per essere sentita sui dettagli del certificato nel mirino del PM, visto che avrebbe redatto il documento relativo a un particolare accertamento cardiologico su Astori, tra quelli necessari per attestare la sua idoneità agonistica. In base al certificato, questo esame venne effettuato e risale al 2017, ma la procura ritiene il contrario, ossia che il certificato sia stato stilato solo la primavera scorsa e che quindi non sia autentico. L'inchiesta principale per omicidio colposo ritiene che Davide Astori sia morto per la mancata diagnosi di una patologia cardiaca che gli avrebbe impedito il proseguimento della carriera agonistica. Diagnosi che per il PM non fu fatta per la carenza di alcuni approfondimenti medici. Questi, insieme ad altri esami, avrebbero potuto rivelare l'insorgenza della patologia in tempo utile per sottoporre l'ex capitano della Fiorentina alle cure necessarie.